Quando sono arrivato in azienda, tanto tempo fa, la prima cosa che ho visto è una sorta di scatola misteriosa in cui qualcosa entrava e da cui qualcosa usciva, ma soprattutto all'interno della quale qualcosa accadeva. Certo, era qualche generazione di computer fa, quello era il mio computer di qualche tempo fa, sono un po' più grande di voi, ma soprattutto qualche generazione di capelli fa, e questi erano i capelli di qualche tempo fa. Vi saluto. E in quel momento mi sono davvero reso conto quali fossero le regole del gioco, soprattutto quelle non scritte, perché è lì che mi sono reso conto che al di là dei conti economici, delle logiche produttive, delle logiche industriali, dei bilanci, ogni realtà aziendale poggia, in modo consapevole o meno, su alcuni punti cardinali di riferimento, che sono i propri valori. Ed è proprio di valori che parleremo oggi. Perché ci chiediamo, quanto contano davvero i valori oggi per competere? Quanto possono incidere nel modo di fare business? Se guardiamo la classifica The Most Admired Company 2015, ai primi posti troviamo aziende notissime come Apple, Google, Amazon e via dicendo. Oppure ancora la classifica The World Most Valuable Brands di Forbes, anche qua, Apple, Microsoft, Google, Coca-Cola. Che cosa hanno in comune tra di loro queste aziende, al di là del fatto che sono tra le più note al mondo? Semplice, un solido sistema di valori condiviso, a cui tutti i collaboratori fanno riferimento. Si tratta di pilastri che consentono alle persone di gestire l'azienda con uno stile di management che consente di avere davvero a bordo le persone e che peraltro consente di competere in modo più efficace. Non serve però andare così lontano da noi per trovare esempi interessanti. Infatti, se decidiamo di mettere a fuoco le giuste cose, si scopre che molto più vicino di quanto si pensi si possono trovare i giusti messaggi. Per quello, oggi mi piace condividere un breve documento di 80 anni fa. Il 28 ottobre 1935, a Campo d'Arsico, immaginate, un piccolo paese della provincia, nord di Padova, un imprenditore, nel consegnare una macchina scrive di suo pugno: la seminatrice venduta vi è garantita per 2 anni tanto da difetti di materiale di costruzione come da qualsiasi difetto di funzionamento. In fede Giovanni. Chi lo farebbe oggi? Lui ci mette la faccia, è lui stesso che garantisce prodotto e servizio e nel farlo dà un fortissimo messaggio tanto ai propri clienti quanto ai propri collaboratori. Certo, siamo in un periodo storico completamente diverso. Siamo in un piccolo paese. Si tratta di un mondo in cui la relazione tra le persone, dentro e fuori l'azienda, conta più di ogni altra cosa. Un mondo in cui i valori, non condivisi perché sono scritti o codificati, ma condivisi nella prossimità, vengono vissuti nella prossimità e arrivano quasi per una sorta di osmosi valoriale, a tutti i livelli. 1935. Poi ovviamente l'azienda cresce e cambia. Cambia nei linguaggi, cambia nelle persone, cambia nelle strutture. E soprattutto cambia nelle logiche, nelle dinamiche. Ed è proprio qui che diventano determinanti i valori. Perché si possono creare dei gap che a volte possono essere difficili da colmare. Quando ho cercato un'immagine che potesse bene riassumere velocemente il significato e la natura di tali valori, mi è venuto in mente un materiale non usuale in ambito di management, e chi fa consulenza lo sa benissimo che non si usa, la malta. Malta, la cui funzione principale non è tanto quella di incollare le componenti tra di loro, quanto quella di distribuire il carico e di compensare le asperità. Fantastico. Questo non ci fa venire in mente le nostre organizzazioni? I nostri bisogni? E allora vediamo quale malta usano le aziende di maggior successo. Ovvero quali sono i loro valori di riferimento. Quasi sempre si parla di creazione di valore, ancora di innovazione, o sempre più in un mondo che cambia, in cui la responsabilità diventa determinante, proprio di responsabilità a tutti i livelli, dentro e fuori l'azienda, con la catena estesa del valore, ma soprattutto, trasversalmente, si parla di persone. E parliamo dunque di persone. Facciamolo con un semplicissimo grafico.
Tipicamente in azienda per produrre si acquistano impianti, con un costo iniziale importante ed un valore che nel tempo è destinato a scendere, perché si svalutano, è normale. Per le risorse umane, idealmente, il percorso dovrebbe essere qualcosa di parallelo, distinto e soprattutto opposto, perché una persona entra in azienda senza alcuna competenza pratica e poi via via acquisisce ricchezza, incrementando le proprie conoscenze. E se per gli impianti io mi adopero nel cambiare i pezzi, nell'investire, nel fare manutenzione, insomma nel far di tutto per prolungare il ciclo di vita di ogni macchina, per garantire la produttività, così anche per le persone è fondamentale pensare ad un investimento, a un sostegno. Ma è di euro che stiamo parlando? È di soldi? È di rilancio economico? È di remunerazione? Se pensiamo che via via che passa il tempo la soluzione sia sempre quello di rilanciare sul mero piano economico, avremo gioco forza a che fare con mercenari, più interessati al premio che al risultato. Ci interessa davvero questo? Piuttosto, e con questo concludo, focalizziamoci su due parole chiave. La prima, ascolto. Per le macchine esiste la diagnosi, la diagnostica per capire come stanno nel tempo. Per le persone è fondamentale un ascolto consapevole. Facciamogli capire che sono guardate, ascoltate, valutate e a loro sono riconosciuti i meriti lungo il percorso. E poi manutenzione. Nell'acquisto di una macchina, di un impianto, è compreso un programma di manutenzione. Certo, ma per le persone anche qui è fondamentale impostare un programma serio di accompagnamento formativo che vada ben oltre le nozioni tecniche, che non sono quelle che ci risolvono i problemi. Persone ascoltate e manutentate saranno ben liete di appartenere all'azienda e le daranno indietro valore nel lungo periodo. Poniamo dunque la persona al centro. È questo il grande valore dei valori. Grazie.